Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella e se vi piace questo video mettete un bel like, tanto è gratuito e non si paga. Oggi andremo ad installare questo inverter della DSTech che mi hanno inviato come prova per fare i test. Facciamo un'installazione, vediamo direttamente le caratteristiche principali e la quantità di corrente che riusciamo ad erogare, ma sostanzialmente volevo misurare il riscaldamento all'interno di questa macchina per mezzo di una sonda termica che andremo ad installare all'interno, solo per vedere effettivamente le temperature che raggiunge in funzione dei carichi che vengono applicati. Detto questo, ora c'è la sigla e durante la sigla mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. A dopo! Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok ragazzi, andiamo ad aprire. Apriamo il vano dove è alloggiato l'impianto elettrico. Svuoterò il gavone che è pieno di sedie e andremo a vedere dove installare l'inverter per fare le prove, visto che lo spazio purtroppo è poco. Ok ragazzi, ho deciso di installarlo qua, che praticamente è l'unico posto in realtà che ho a disposizione, perché l'altro è incastrato là sotto praticamente, ma quello è più piccolo quindi non ci va. Andremo ad installarlo qua, che è molto vicino alle batterie che sono praticamente subito dietro, quindi farò due tronchetti da 50 mm con un suo fusibile e andrò direttamente in batteria. Detto questo, faremo tutte le prove. Una volta fatto questo, faremo tutte le prove per vedere effettivamente le prestazioni direttamente dal battery monitor che ho all'interno, in modo tale da facilitare tutta l'operazione e vedere in funzione dei carichi, visto che ne ho diversi, comprese piastre, induzione e quant'altro, per raggiungere dei flussi di elettroni molto alti per vedere effettivamente le prestazioni. Andiamo ad installarlo. Ok, andiamo a vedere come si presenta. Togliamo la tecnologia avanzata, andiamo a vedere come si presenta l'inverter della DSTech all'interno. Questo ovviamente è il modello 3000, quindi diciamo che è il top della categoria. Questo modello nello specifico è quello senza relè di priorità. L'altro modello ha degli ingressi per la 220 in ingresso e in uscita, in modo da attivarsi automaticamente nel momento in cui rileva la presenza di Enel o non la rileva. Quindi in realtà si attiva quando non rileva la presenza di Enel e si disattiva ovviamente quando lui fornisce corrente. Praticamente quando sente Enel la priorità la dà Enel, in qualsiasi caso fosse acceso o spento. Nel momento in cui Enel non c'è, il relè va a switchare direttamente sull'inverter, a prescindere ovviamente che l'inverter sia acceso o spento. Quindi se l'inverter lo trova acceso, automaticamente switcherà sulla 220 dell'inverter. Se l'inverter è spento, come accendete l'inverter, automaticamente la priorità, se è nelle nucce, la prenderà lui. Ovviamente voi dovrete solamente togliere queste quattro vite e andarvi a collegare qua. Io in questo caso ho rimosso tutta la parte superiore per farvela vedere. Ok,
vediamo che cosa c'è all'interno. Abbiamo delle bobine per fare in modo di equalizzare la tensione, abbiamo le bobine invece vere e proprie di abbassamento di tensione, comunque sono 6, il dissipatore e i MOSFET che vanno praticamente a fare la trasformazione effettiva da bassa tensione a 220 volts, diciamo. All'interno vediamo dei fusibili, non so se si vede, una serie di fusibili a protezione del carico, quindi teoricamente quelli non si bruceranno mai, a meno che non ci sia un carico troppo elevato. Tutti i MOSFET di potenza li abbiamo qua, mentre questa sopra è il circuito che serve per la trasformazione, praticamente vedete anche i toroidi, i trasformatori toroidali, che servono praticamente per la trasformazione e la stabilizzazione della corrente per l'onda sinusoidale. Quindi teoricamente tutte queste bande qua sono la banda di potenza che trasforma veramente la tensione di potenza. Tutta la parte sopra è la parte che va a simulare la sinusoide. Visto questo, adesso applicherò all'interno del nostro inverter una sonda termica che ci andrà a misurare praticamente le temperature all'interno del nostro dispositivo. Possiamo vedere comunque che la ventola è una ventola molto abbondante, non è le solite ventoline che hanno uno spessore di 2 cm, questa addirittura sembra un 4,5, quindi ha uno spessore di questa portata. E sicuramente non si brucerà e sicuramente andrà in difficoltà, diciamo, molto difficilmente. Tutte le feritoie per l'aspirazione, per la lamellarità. Quindi niente, andiamo a richiudere, mettiamo un sondino termico e poi lo installiamo. Possiamo vedere comunque che i cavi sono tutti cavi i flex, cavi flessibili, quindi sono multifilo. Già questa vuol dire è sintomo di qualità. I morsetti sono ben ammorsettati, le barre sono vero rame. Se potete, non so se si vede, ma ve lo dico io, le barre sono puro rame, quindi non sono barre bus bar di ancoraggio economiche. Tutto è fatto praticamente per mezzo di crimpatura, anzi questo è saldato. Queste parti qua non sono crimpate, ma sono addirittura praticamente pressate sulla barra di rame, che in effetti sembra di buona qualità. La pressatura è giusta, non è stato troncato il cavo sopra, da quello che si vede non mi metto ad aprirlo perché meglio di no, però in realtà sembra pressato, queste sono pressate direttamente sulla barra. Mettiamo la sonda. Ok, a questo punto andrò a inserire una sondina termica semplicissima all'interno del dispositivo. La metterò in prossimità dell'aspirazione, quindi nella parte che teoricamente è la più calda, dove transiterà l'aria calda per uscire, e in questa maniera andremo a monitorare praticamente l'interno del nostro inverter. Per fare questo entrerò da qua. Andrò a fissare per bene il nostro cavetto mettendolo, diciamo, in questa posizione più o meno dove fluttuerà l'aria dal basso verso l'alto, diciamo dalla parte di aspirazione verso la mandata. Applicherò qualche fascetta e lo lascerò così. Artlist.io. Music licensing. Ok, una volta chiuso, avremo la nostra sonda termica che ci darà la temperatura all'interno del dispositivo, quindi in realtà
non è stata fatta nessuna modifica così difficile da fare per poter monitorare lo stato interno degli inverter. L'installazione comprenderà solamente lo smontaggio di questo. Qui dovrete andare ad apporre i cavi gommati o come volete, i cavi diciamo minimo 4 mm. Potete andare anche col 2,5 se avete un'utenza un pochino più stretta, che da qua va a tutta la 220 del camper. L'unico collegamento praticamente è questo, poi ci sarà il collegamento del dispositivo remoto per l'accensione e lo spegnimento da qua, che va praticamente su questo tastierino dove vi farà vedere effettivamente i valori, il valore della batteria, diciamo la quantità di carica e la quantità di potenza che lui sta erogando in proporzione da 1, sono 5 stecchette, quindi da 1 a 5. Nella parte posteriore abbiamo due bei morsetti, mi sembra un M10, no, sì, e addirittura un M10, quindi qua possiamo andare ad apporre i nostri cavi. Come vedete è un bullendato da 17, quindi è un M10. Ora lo installerò e lo proveremo. Ok, eccoci qua, ho finito l'installazione dell'inverter, adesso andiamo a vedere insieme, vediamo come è stato posizionato. Come dicevo prima, è stato installato in questa posizione qua. Nella parte in fondo non ho collegato i cavi unipolari, ma ho inserito una Siemens con un cavo da 3x2,5, visto che il percorso comunque è poco, deve arrivare praticamente fino a qua, poi da qua questa scatola, cioè gli ho aggiunta che va dentro a tutte le utenze a 220 volts. Ho appoggiato qua il monitorino, come potete vedere questo è solamente un plug che va inserito praticamente nella parte dell'alimentazione che avevamo visto prima. Inserite il plug e si attiva praticamente questo dispositivo che rende la remotizzazione e l'accensione dell'inverter. Andiamolo a vedere, accendiamo l'inverter. Quindi l'interruttore nel posteriore deve essere spento. Si può comandare tutto da qua. Andiamo ad accendere, vediamo che il dispositivo ci dà praticamente la quantità di carica della batteria, che ripeto è indicativa per le litio, mentre è abbastanza precisa per quanto riguarda le batterie a piombo. Nell'altra stecchettina ci dà la quantità in percentuale di carico che ha da uno 0 a un 100% nella divisione di 5 settori, quindi abbiamo 5 LED che segnalano da 1 a 5 il valore massimo di assorbimento. Come potete vedere ho utilizzato cavi da 50 mm, non so se si vede, ma sono cavi da 50 mm. Tutto l'impianto è costituito da cavi da 50 mm, quindi sia il positivo che il negativo. Sono collegati a questi due fusibili, che poi più avanti li vedremo. Il parallelo delle batterie alla stessa maniera è stato servito da tutti i 50 mm. Vediamolo più nel dettaglio. L'impianto, praticamente la sorgente è questa, quindi abbiamo sì e no 50-40 cm di cavo che va a prendere il positivo nella batteria più lontana, sono due batterie messe in parallelo. Questo fusibile è solo dell'inverter, quindi che cosa fa? La linea entra nello stacca batterie, esce e viene immediatamente tramite un tronchetto da 50 mm, ma lungo 10 cm nemmeno, 8 cm, arriva subito al fusibile dove esce e va con un 50 mm di più o meno 40 cm, due palmi più o meno scarsi, va a servire l'inverter. Perché vi dico questo? Perché vedremo più avanti, con degli assorbimenti molto alti, la problematica sono questi fusibili a lama che scaldano abbastanza. E non è per una questione di contatto, perché sono stati anche
diciamo, levigati i contatti, ma è proprio il supporto e la lamella che faticano a far passare oltre 200 A, 220 A. Quindi in realtà il limite di tutto l'impianto non sono le batterie, che sono due batterie da 300 A all'una in parallelo, quindi sono 600 A al litio. Non è il BMS, perché ha una simultaneità ottima di 300 A ora con due BMS in parallelo. Quindi non è l'inverter assolutamente. L'inverter lo vedremo poi, all'interno c'è quella sonda che abbiamo montato, vedremo anche le temperature interne, ma veramente è un inverter che con 2,5 kW di assorbimento ci gioca. Ora andiamo dentro e facciamo qualche prova. Come dicevo, questo lo lascio qua perché non lo monterò, perché il mio camper funziona, l'ho collegato in maniera smart con accensione e spegnimento smart, in modo da poterlo attivare e disattivare come facevo già dallo smart home con il vecchio inverter. E andiamo a vedere l'assorbimento a vuoto di questo dispositivo. Ho provveduto a staccare il display che vi dicevo che nel mio caso non è utilizzato. Lo accendiamo, andiamo a staccare praticamente la 220, quindi in questa maniera non ha più utenza, e andiamo a misurare con la pinza amperometrica il transito che abbiamo di elettroni. Stiamo a 69 70 06 07 è l'assorbimento che l'inverter ha a vuoto, che comunque è, diciamo, nella media, anche perché quello mio precedente assorbiva anche di più essendo più piccolo. Questo, essendo così grande, in realtà è anche basso come assorbimento per un 3000 watt, insomma. Reinseriamo la presa. A questo punto abbiamo riattivato l'impianto e andiamo a provare l'impianto. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo dentro. A questo punto andiamo a vedere come ho installato i dispositivi. Ho messo la sonda termica qua sopra, praticamente la scritta in rosso è la temperatura all'interno del nostro inverter, quella in blu sostanzialmente non è considerata perché è praticamente un settaggio che va fatto per quanto riguarda la programmazione di alcuni parametri del relè, perché questo praticamente a bordo ha un relè che va programmato, quindi tecnicamente io potrei anche dire che quando arriva una temperatura magari di 42-43 gradi automaticamente va a spegnere l'inverter, però questo modello di inverter non ha nessun problema perché ha tutte le sue protezioni, quindi il fatto di vedere la temperatura interna mi può servire adesso per fare questa recensione e vedere effettivamente quanto scalda, ma soprattutto può servire avere una sonda termica all'interno dell'inverter per vedere se c'è qualche anomalia, perché potrebbe capitare che salendo di temperatura va in protezione, capiamo subito se la problematica è l'alta temperatura o un altro tipo di problema di assorbimento. Nel caso specifico, in questo caso possiamo vedere che effettivamente la temperatura è molto bassa, e così possiamo monitorare anche l'andamento dell'inverter. Andiamo subito con il battery monitor. Qui abbiamo 3 A meno 3, insomma, più o meno. Consideriamo che sto con tutto acceso, ho staccato i pannelli solari proprio per evitare false misurazioni. Quindi a questo punto andiamo ad accendere i dispositivi e vediamo più o meno gli assorbimenti e la temperatura che raggiunge il nostro inverter. Andiamo ad accendere la friggitrice d'aria. La mettiamo comunque al massimo come temperatura, 5 minuti al tempo, ma la sonda è massima. Vediamo che stiamo lavorando a 112 A. 112 A non credo che abbia nessun tipo di problema, infatti funziona perfettamente. Facciamo solamente un piccolo test in diretta. Vediamo che con una costante di 111 A non dà nessun tipo di problema. Consideriamo che 100 A sono 1200 watt di media, quindi 111 saranno più o meno 11, 22 sui 1200 watt.
ora dovrebbe stare a consumare insomma sui 1200 watt. La temperatura, come vedete, sale lentissimamente, quasi impercettibile. Quindi il forno non ha nessun tipo di problema. Pur stando a tirare 113 A, neanche la temperatura sale, sale proprio in maniera proprio blanda, 31.9 e lì si ferma. Ricordo che stiamo misurando all'interno dell'inverter, quindi è molto reale. Spegniamo. Ok. A questo punto abbiamo anche il forno a microonde, possiamo provare anche il forno a microonde. Mettiamo all'interno un bicchiere d'acqua, perché ovviamente non va mai acceso a vuoto, altrimenti si rovina, e accendiamo. Vediamo che il forno a microonde è acceso e vediamo che stiamo a 92 qualcosa, la temperatura è a 34 gradi. A questo punto proviamo a fare una cosa, azioniamo tutti e due i dispositivi, forno elettrico e forno a microonde. Qua stiamo comunque belli con una bella potenza. Vediamo quando parte, perché in realtà non sembra ancora partito. Eccolo, ora sono tutti e due in funzione, stiamo a 224 ampere, quindi stiamo parlando di 2 kW 7 più o meno, 2 kW 7, 2223 224 ampere. Forno a microonde e forno elettrico, la temperatura sale. Ora comunque spengo il microonde. E spegniamo anche questo, perché abbiamo visto che l'inverter non ha problemi. Ovviamente se ce lo teniamo 2 ore probabilmente potrebbe andare in protezione, anche perché sta a 2700 watt, grandi linee, 220-230 ampere. Fatto questo, andrei a provare subito le piastre di induzione. Eccole qua. Le mie piastre di induzione, mi sono accorto che hanno dei valori poco reali. Questo modello e quest'altro modello, che ora apriamo, sono due modelli differenti, come possiamo vedere. Tutti e due i modelli non sono congrui con la visualizzazione. Mi sono accorto prima, facendo una prova, che queste effettivamente segnalano 1000 watt, magari 1000 watt, ma sono 1200, quindi non sono 1000 watt, sono 2500 watt, tutte e due accese in una maniera media. Al minimo comunque sono 2400 watt, ora le vediamo insieme. Prendiamo due padelle e facciamo subito queste prove. Facciamo questo test. Quindi finora abbiamo visto che in realtà la potenza c'è. Questo chiudiamo e posizioniamo. Stessa cosa con questa. Basta poco, giusto per fare un test. Ok, e posizioniamo sull'altra. In questa situazione qua abbiamo tutte e due le piastre attive. Accendiamo la prima. 1000 watt. Andiamo a vedere però. 1000 watt. Vediamo. Qui mi segna 94 ampere. Allora, 94-95 ampere non sono 1000, ma sono quasi 1200 più o meno.
quindi questa già diciamo che non è congrua per 100-150 watt, ma comunque non ha nessun tipo di problema, questo inverter non ha nessun problema. Ora accendiamo quest'altra piastra, velocemente la abbassiamo perché parte a 2000 e è troppa grazia, la lasciamo a 900 perché 900 è stabile, quindi tecnicamente staremo a 1900, ma praticamente se noi guardiamo stiamo praticamente a 194 ampere. 194 ampere non sono 1900 watt, sono ben di più. Ora di preciso, però, se consideriamo che 100 ampere a 12 volt sono 1200, qui stiamo giocando sui 2400 watt almeno. Quindi ce ne segnalano 1900. Come possiamo vedere, le piastre ad induzione mentono spudoratamente. 1900 contro 2,4 quasi. A questo punto comunque l'inverter non ha nessun tipo di problema, la temperatura come vedete 38,7 ancora è quasi la stessa di prima, non ha nessun tipo di problema, 38,9, diciamo che stiamo tirando 2300 watt costantemente senza nessun tipo di problema. La problematica delle piastre di induzione è che effettivamente non scendono più di tanto, perché anche che le mettiamo a 800 vediamo che in effetti praticamente gli ampere assorbiti sono gli stessi, se non che una delle due ogni tanto si ferma e si riaccende, quindi in realtà non è che assorbe meno ma assorbe per meno tempo, quindi la stessa cosa che praticamente non è che consuma praticamente 800 watt come l'abbiamo impostata, li consuma magari secondo loro 800 watt ora, ma non è così perché poi abbiamo visto che danno un po' i numeri. Tornando al nostro inverter, vediamo che sale di temperatura, siamo a 40,7, ma adesso stiamo praticamente a 2 kW e mezzo costanti. Una delle due piastre la spegniamo perché l'acqua quasi bolle, quindi questa la spegniamo e ci lasciamo la nostra piastra a 900 watt. La temperatura rimane comunque bassa perché sta a 41,7 41,9, alziamo un pochettino la piastra a 1200 e andiamo a vedere le temperature. La temperatura è in salita, ma stiamo insomma a 110 ampere, sono 1300 watt, 1300 qualcosa via, quindi con queste potenze questo inverter ci gioca, potrebbe starci ore. Allora ragazzi, vediamo insieme la temperatura raggiunta i 45,1 all'interno del nostro inverter. Molto probabilmente la ventola non è neanche partita, andiamo a vedere, perché comunque sono ancora temperature gestibili. Infatti la ventola comunque è spenta, pur essendo a 41,2-41,3 gradi. Adesso voi non potete vedere, ma al tatto vi dico già che comunque questi fusibili sono caldi, perché effettivamente 200 ampere, 230 ampere, i cavi sono gelati da 50 mm. Il problema sono questi due. E comunque se voi volete fare un impianto che sia gestibile da un inverter da 3 kW veri, quindi dovete avere un'utenza da 3 kW, dovrete fare un impianto veramente fatto bene, perché le forze in gioco sono veramente veramente tante. Però potete comprare questo inverter, secondo me è il più potente che c'è, effettivamente merita tantissimo perché non è andato mai in crisi.
Quindi che cosa consiglio? Se fate un impianto dove comunque avete anche una piastra induzione, anche qualcosa che assorbe molto, potete scegliere tranquillamente il 3000. Non è che lo userete a 3000, è come avere una macchina che va a 200, però ci andate a 70 all'ora. Quindi durerà molto di più, soffrirà di meno e sarà molto più affidabile. Cambierà solamente probabilmente leggermente il consumo basale, quindi ad inverter acceso magari questo consuma un 0,7, abbiamo visto, magari il 2000-3000 consumerà un 0,5, però se capite bene le differenze sono veramente poche, quindi se avete l'opportunità, spazio e disponibilità economica, secondo me conviene comunque prendere un 3000 dove poi potete andare ad utilizzare praticamente anche la metà della potenza senza nessun problema. Se considerazioni finali, secondo me l'inverter è un ottimo prodotto, diciamo è una reale considerazione che ho fatto, quindi ringrazio DS-Tech per avermi dato l'opportunità di provarlo, di installarlo e fare tutte le prove direttamente nel mio camper, dove comunque avevo la possibilità di avere un banco batterie abbastanza potente da poterlo gestire. L'inverter è di qualità, non riscalda, non dà nessun tipo di problema, non è mai andato in protezione pur avendo attaccato tutto e di più. Come dicevo prima, l'unico vincolo erano i fusibili che ovviamente scaldavano perché gestire 250-300 A non è cosa da poco. Quindi un consiglio che vi do, se voi dovete realizzare un impianto dove potenzialmente potreste essere indipendenti come ho fatto io, quindi avere tutto quello che avete a casa, un impianto che si autogestisca e tutto, questo inverter ve lo consiglio. Vi consiglio ancora di fare un buon impianto con cavi da 50 mm, almeno quelli che vanno dalle batterie all'inverter, e di monitorare bene tutto il sistema prima di attivarlo, perché effettivamente i carichi sono tanti. Questo modello funziona perfettamente, è il modello più grande, ha il vantaggio di non scaldare per niente se utilizzato in maniera molto più blanda, quindi se avete un'opportunità economica di poterlo comprare, io vi consiglio di fare questo modello qua che è più grande. Si scalderà di meno, si rovinerà di meno, ma durerà molto di più. Proviamo l'ultima cosa, proviamo la nostra bella macchina del caffè. Mi faccio un buon caffè. Detto questo, io vi saluto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se volete novità, selezionate la campanella. Se invece non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, mi raccomando, perché tra poco uscirà anche un video con un regolatore di carica solare sempre DS-Tech che andrò a paragonare con altri tre tipi di regolatori. Ci vediamo al prossimo video, buon proseguimento, ciao a tutti ragazzi!